Una novità, il ministro dell'Ambiente ha fatto adesso una dichiarazione, ha detto finché tu rispetti il piano ambientale non ti devi preoccupare di avere o non avere l'immunità penale. ArcelorMittal lo sta rispettando, lo sta anticipando di poco, quindi l'immunità penale non ha ragione di essere. È una fesseria per la ragione che ho spiegato prima. Perché se tu dici, io ArcelorMittal sta rispettando tutto il piano ambientale, ma se mentre fai il piano ambientale tu in quel momento non ce l'hai ancora a norma perché il piano ambientale si conclude nel 2023, la magistratura ti dice io ti sequestro l'altro forno perché non è a norma. E tu gli dici ma dal piano che ho fatto con il governo, quell'altro forno finisce di essere a norma nel 2020. E loro ti dicono a me che me ne importa, non è a norma, io ti vengo lì sotto. Quindi questa cosa qua non è opinabile. Tant'è che ce l'avevano i commissari del governo, cioè non è stata data a ArcelorMittal, ce l'aveva Laghi e gli altri, ce l'avevano perché sennò erano in galera adesso, mentre stavano facendo i lavori di bonifica.